si vede molto poco, abbiamo poca occasione di vedere e poca occasione di partecipare. Vediamo nella fede, il cuore nel silenzio, con gli occhi e le orecchie bene aperte, perché tutto parla. Fratelli e sorelle carissimi, prima di dedicare un rito solenne di questa Chiesa, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo espressi nel ricordo del nostro battesimo in sede di penitenza, e saranno espresse anche le pareti dell'altare. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché docili dallo Spirito che abbiamo ricevuto rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo immerso peccatore nelle acque del battesimo muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede della sua regno. Benedici, santifica quest'acqua che verrà espressa su di noi sulle pareti di questo tempio, perché sia segno dell'acqua battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli oggi l'accoglienza di questa Chiesa e a quanti in futuro riceveranno il Santo Mistero di giungere insieme alla Gerusalemme del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre di misericordia sia presente in questa casa di preghiera e la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora. Amen. eterno e fondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata e vieni in aiuto a quanti invocano il tuo nome, perché con la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti la comunità cristiana sia confermata nella fede e nell'amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e diventa con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Oh. sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà perduto. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di ciampa, pietra di scala. Essi inciampano perché non offriscono la parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che mi ha chiamato dalle tenere alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Questa è una cosa grossa, cosa bella, Normalmente questa celebrazione avviene nelle chiese nuove, quando si costruisce una nuova chiesa ed è completata, dopo un po' il vescovo si fa il parroco e alla comunità c'è il giorno della dedicazione, della consacrazione, e da quel giorno quella chiesa è consacrata al culto, consacrata alla celebrazione dei misteri, di tutti i sacramenti della vita cristiana, è consacrata al luogo proprio dell'annuncio, della proclamazione della parola di Dio, proprio come abbiamo sentito dalla pagina del libro di Neemia, ed è consacrata a accogliere e radunare i figli di Dio che controllano la loro casa. Certo, direte voi, allora in questi 350 anni siamo venuti abusivamente in questa Chiesa? No, non siamo venuti abusivamente, perché quante volte capita? È capitato anche qui per un buon centrale anche altrove, a volte anche all'aperto, no? Se validissimo, certamente sono validissimi, si può fare lo stesso, però si è una chiesa non ancora consacrata al culto. Non ancora, io dico, dicevo ai bambini quando sono arrivati fuori, che hanno guardato un po' così, però in fondo non siamo lontani da Dio. Oggi sono venuto a cresimare, a battezzare e a cresimare la vostra chiesa. E in un certo senso è proprio così. Vedete che questi libri sono ancora studiosi, è già iniziato con l'espressione. Siete abituati all'espressione, ma non avete visto l'espressione delle belle, no? Ma ne vedrete delle belle tra un po'. Una volta questo libro iniziava e si sapeva quando, e non si sapeva quando finiva, tanto era lungo. Si iniziava al mattino presto, e si finiva a luna. Noi non vedremo questa sera però, perché la riforma liturgica lo ha un pochino ridimensionato, però rimangono dei gesti molto belli. Intanto ci si accorge che non c'è tanta luce, ecco, mica perché io, Matteo, vuole fare del risparmioso, è perché c'è un motivo, perché bisogna aspettare un po', tra poco vedrete luci. Vedrete più luce dopo determinati gesti. Tutto vale. La liturgia attraverso i riti ci porta alla sostanza delle cose della nostra fede, il Tempio di Dio, la casa del Signore, dove c'è un altare sul quale si celebra la divina Eucaristia, anch'esso verrà consacrato, vedrete dopo, non stare sulle mani, spalmare tutto, bene. E tante cose, tutto deve essere crismato, perché si usa non l'olio della cucina, ma si usa il sacro crisma, quello che serve per la cresima, quello che serve per consacrare i nuovi sacerdoti, quello che serve per consacrare i vescovi. Il crisma, l'olio miserabile, tutta la Chiesa profumerà questo, è come appunto battezzate e cresimate, l'uomo santo, luogo dove il Signore promette una sua presenza speciale, particolare. Perché il Tempio di Dio è un mistero grande, certamente tutto l'universo è il Tempio del Signore. Poi quando Gesù è diventato uno di noi, lui è la pienezza della divinità e in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Poi quando ci ha uniti a lui con il battesimo, ha trasformato noi in templi vivi, tant'è vero che quando Gesù incontra la Samaritana, ve lo ricordate, fanno quella discussione, ma dove dobbiamo andare a pregare il Signore? Sul Monte Garizim o nel Tempio di Israele? E Gesù chiaro dice, non ti preoccupare, no, ormai al momento che sono venuto io, né su quel monte né altrove, perché il Signore lo adoreremo in spirito e verità, nella nostra coscienza. Noi siamo il Tempio vivo del Signore, perché lo Spirito del Signore, dal giorno del nostro battesimo, abita in ciascuno di noi. Voi dite, ma allora se è così, perché sta a spendere soldi, a costruire nuove chiese, o a consacrare chiese un po' più antiche, a tenerle a posto, prendiamo tutto, risparmiamo? No. C'è un punto molto importante. È vero quello che dice Gesù, che noi siamo il Tempio vivo del Signore, quale si costruisce l'edificio sacro che è la Chiesa Santa del Signore, che non è fatto di mattoni, ma è fatto di uomini, di donne, di bambini, di anziani, di malati, di giovani, che devono dare testimonianza a Cristo e formano la Chiesa viva, testimone nel mondo della bellezza del Vangelo. Però è anche altrettanto vero che il Signore ci ha detto che bisogna avere un luogo nel quale ritrovarsi, radunarsi, perché in questo luogo prendiamo forza per essere Chiesa viva, non di pietra ma di carne. È qui che il popolo del Signore si raduna per ascoltare la parola di Dio, proprio come la pagina di Dio, fino al punto da piangere a volte. Noi non piangiamo perché voi non si sente, perché il microfono non funziona, o perché chi legge parla troppo piano, o perché siamo distratti, o perché stiamo pensando ad altre cose e le letture passano in cavalleria, è vero? E se uno dice, ma cosa abbiamo letto oggi? Il popolo di Israele, quando parlava, quando veniva detta la parola del Signore, arrivava persino a piangere dalla commozione, perché aveva la consapevolezza che veramente il Signore, il Dio vivente, si stava rivolgendo a loro. Cosa scrive? Pensate, quando uno sale qui, pensate che la responsabilità del lettore a proclamare le letture dà voce a Dio, dà voce a Dio. È Dio che parla. Quando il diavolo ha proclamato il Vangelo dovrebbe tremare dalla testa ai piedi, perché è Gesù che parla. Capito il diavolo? È una cosa grossa, è una cosa grossa. È come quando il sacerdote dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non è quella faccia lì, ma è Gesù che dice tutto questo. Quindi nella comunità cristiana c'è un uomo santo, consacrato al Signore, dove si ascolta la parola di Dio insieme, dove ci si abbevera la parola del Signore, che è spirito e vita, che ci dà forza, ci illumina, fa crescere la nostra fede. Abbiamo bisogno di un luogo fisico dove radunarci per celebrare la Divina Eucaristia, perché è dall'Eucaristia che parte la Chiesa in missione, a dare la testimonianza del Vangelo e dalla forza di quel pane spezzato e di quel sangue versato che noi mangiamo e viviamo come corpo e sangue del Signore, che diventiamo capaci di testimoniare nel mondo Gesù. Dove la prendiamo questa forza? Dove la andremo a prendere se non qui? Abbiamo bisogno di un luogo, di una casa, di un tempio santo dove vivere i momenti forti della nostra vita, il battesimo dei nostri bambini, la loro prima comunione, il sacramento della cresima, accompagnare i nostri cari all'ultimo viaggio e nell'ultimo viaggio nei riti dell'esercito e celebrare la meraviglia, la cosa sublime di quel sacramento che è il sacramento della famiglia, del matrimonio. Tutto questo avviene all'interno di un luogo particolare, di una casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice Gesù a Zaccheo, Zaccheo a Gesù. Questo è il luogo fisico. Capite perché abbiamo bisogno di chiese anche di mattoni? Perché abbiamo bisogno di un luogo particolare. Si può pregare dovunque, anche per strada, anche sull'autobus, sul treno, in aereo, dovunque si può pregare. Ma c'è un luogo speciale dove il Signore è presente e si fa trovare con un'intensità forte, dove ci sono le immagini di Maria, le immagini dei nostri santi che ci accompagnano, che ci stimolano, che ci fanno da modello di vita. La bellezza della chiesa parrocchiale, la fontana del villaggio, diceva San Giovanni XXIII, dove si viene ad abbeverarci all'acqua pura della parola del Signore e dei santi segni che sono i 7 sacramenti della vita cristiana, dove si viene ad ascoltare anche una catechesi, dove si viene ad radunarci per vederci come assemblea santa, popolo di Dio. Da qui prendiamo la forza per diventare chiesa viva, che uscita da quella porta fuori del tempio sarà chiesa non fatta di mattoni ma fatta l'anniversario della sua chiesa parrocchiale. Non voglio pregare troppo perché il rito è lungo, mi sono spiegato un pochino, va bene, è sufficiente per sentire il cuore che batte un po' dalla commozione, perché noi dobbiamo essere un po' commossi, soprattutto gli abitanti italiani devono essere un po' commossi, perché è un giorno grande, è il giorno dei battesimi, della cresima della nostra chiesa parrocchiale. D'oggi in poi, quando entreremo e passeremo le porte sante, sentiremo qualche cosa di diverso in quella chiesa nella quale da 350 anni i nostri cari, i nostri antenati sono venuti, hanno pregato insieme. Beh, oggi, da questo momento, alla fine di questa Eucaristia, quando entreremo, noi potremo dire: eccoci, qui siamo in casa adesso anche consacrata dal Signore a un titolo nuovo, maggiore, e quindi forse il Signore ci aiuterà anche a sentire la sua presenza con più dolcezza, con più suavità, consolerà i nostri cuori quando sono affannati e afflitti e ci incoraggerà quando siamo un pochino delusi e quando sembra che perdiamo la speranza. Ci affidiamo a Maria, ci affidiamo a Maria Santissima, la Madre del Signore, la Madre della Chiesa. Dopo un momento di silenzio continuiamo questo sacro rito e ce lo godiamo, vedendo quello che succede capiremo tante cose, ancora di più di quelle che io in queste povere e poche parole sono riuscito a comunicare. sia casa di salvezza e di grazia. Qui si raduna il popolo cristiano, si adorni lo spirito e verità e si edifichi nel Dio per Cristo nostro Signore. Amen. perché come questo tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la suave fragranza di Cristo. verso il tempio della tua santità e la creazione glorifica il tuo nome, ma tu non rifiuti che noi ti dedichiamo la dimora costruita dalle mani dell'uomo per la celebrazione dei santi misteri, segno del tuo santo tempio, immagine della celeste Gerusalemme. Tempio vero da te consacrato è l'umanità del tuo figlio, nato dalla Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita di Dio. Città santa della tua Chiesa, fondata sugli Apostoli e unita in Cristo pietra angolare, essa cresce e si edifica con pietre vive scelte, cementate nella carità, con la forza del tuo Spirito, fino al giorno in cui tuo Padre sarà in tutto il tuo e splenderà in eterno la luce di Cristo. Per questo mistero degli angeli dei santi cantiamo le voci del santo, l'inno della tua gloria. E a noi ci chiediamo del corpo santo del tuo figlio, dove la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne attribuito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i 12 martiri, San Rocco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guglielmo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che hai predetto. Ascolta la preghiera della tua famiglia che a te dedica oggi questo Tempio, perché sia casa di salvezza e di pace, qui la tua Chiesa celebri nella lode dei santi misteri, perché anche noi, guidati dalla tua parola e sostenuti dalla tua grazia, possiamo giungere alla celeste Gerusalemme, dove ricongiungerai a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti gli giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. luce della tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorare ogni giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto nell'assemblea di santi. Per Cristo nostro. Amen. Al termine di questa lunga celebrazione non mi dilungo oltre, perché sennò veramente non ce ne ho di sera, quindi cercherò brevissimamente solo alcuni punti. Prima di tutto grazie eccellenza per aver accolto l'invito alla dedicazione di questa chiesa dell'altare nel 350° dell'elezione di questa chiesa. I pensieri sono tanti, perché darebbero 1000 ringraziamenti, 1000 saluti, 1000 grazie che veramente bisogna dire al Signore, prima di tutto alla Vergine Assunta a cui questo tempio è dedicato, che abbiamo citato, ma a cui il canto finale viene dedicato. E proprio per questo ha una cappella laterale, c'è una statua che in apparenza ha poco valore, in realtà tantissimo, è l'immagine più antica, seicentesca, della Madonna, quindi probabilmente quella che nella prima chiesa era venerata, perché poi ogni secolo ha prodotto la sua. Quindi questa qui è la più antica che ci accoglie, che ci abbraccia con le mani aperte. Sincero ringraziamento al coro che viene da Genova, Jubilus, che per il servizio liturgico che hanno prestato, anche il coro è parte della liturgia, ci ha aiutato a pregare bene, a vivere bene questi santi misteri. Un grazie a Don Giuseppe che fa voce dei predecessori, che purtroppo per impegno ovviamente pastorale sabato pomeriggio non è forse il giorno più indicato. Don Giampiero, che è impegnato per questo rete, e Don Danilo. Su Don Danilo veramente questo giorno sarebbe l'occasione di dire un grazie per le tante cose, perché ha servito questa comunità come Don Giuseppe, che hanno tutti e due lasciato un'impronta bella e veramente efficace del loro ministero in questa piccola comunità, ma viva e vivace. In ultimo ringrazio le autorità presenti, i militari, il sindaco e tutti voi per aver accolto l'invito alla preghiera di questo pomeriggio. Avevo sicuramente altre 300 cose da dire e le ho dimenticate, quindi l'unica cosa che come ci ha insegnato in questa liturgia, in cui anche i sensi sono coinvolti dall'odore del crisma, dall'incenso, dalla luce che ha illuminato le croci, le candele, sono di Ponte d'Asso le candele, forse per questo pensavo che una cena, le ho portate dalla sala per quella, hanno avuto una ribellione. Però visto che anche i sensi hanno una loro parte, al termine, i locali della Proloco che sono un poco sopra qua, sarà offerto un rinfresco per i nostri sensi, per alientare e chiudere questa serata. Grazie eccellenza. Grazie Matteo, grazie di questa idea bellissima, che ho un dovere nei confronti di questo tempo, è un atto dovuto, però una volta si rinvia, invece è stato bello che in questo 350° sia stato proprio caratterizzato da questa meraviglia. Credo che i nostri bambini, la prima volta che hanno partecipato a un evento del genere, ma forse anche voi, non so quante altre volte nella nostra vita, nella vostra, io chissà che dovrò fare qualche altra volta questo, ma voi però credo che questo tipo di celebrazioni che vedete una volta per quando capita nell'esistenza, che sono un grande dono del Signore, che cerchiamo proprio la bellezza del mistero della Santa Chiesa a cui ci dobbiamo partecipare. Mi auguro il bene, la comunità, che proseguono nel Signore, nell'amore a Cristo e sulle strade della luce. Il Signore sia con voi, sia benedetto nel nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore.